eccomi, finalmente sono atterrata, sono appena tornata da Los Angeles. Devo dire che dopo tutti questi anni di Ghost Singer, per me partecipare finalmente al Festival di San Jimmy è l'apice della mia carriera, devo dire. La soddisfazione e l'emozione più grande, perché San Jimmy è un evento più unico che raro, decisamente. Come dicevo, sono appena tornata da Los Angeles e a Los Angeles abbiamo registrato questo bellissimo brano. Beh, per l'ispirazione del brano mi sono praticamente lasciata trasportare dall'ultima storia che ho vissuto, no comment, veramente. Sono sicura che molti di voi si ritroveranno nella storia, nell'argomento della mia canzone. Ma sicuramente Ma Dai è sia un rimprovero che un invito. Nella mia canzone probabilmente è più un invito, però è proprio... poi sentirete, perché avete capito, no? Cioè, quelle cose che prima è e poi dopo... cioè, è un po' così, avete capito? È questo, per questo che... insomma, e ci siamo capiti, insomma. Sarò strana, ma tu batti proprio tutti quanti. Che hai visto tutto YouTube, ma a me non mi guardi. Forse sarà il gender fluid, o magari è colpa del Covid. Ma sono anni che tu non ti fai avanti. Io e Lolly Folle ci conosciamo da molto tempo perché abbiamo avuto il primo ciclo insieme. Andavamo dallo stesso ginecologo e nella sala d'aspetto, invece di leggere quei giornali tipo Novella 2000 e Le Ore, cantavamo. Poi a un certo punto usciva il dottore e diceva: si può sapere chi è che sta spennando un'oca viva nel mio studio? Da lì abbiamo capito insieme che non saremmo mai diventate le nuove Paola e Chiara. Per quello sono immigrata in Gran Bretagna.